Commentiamo la partita adesso con il coach di Mirandola, Antonio Tinti. Allora coach, perdere la partita sull'ultimo tiro è sempre un dispiacere, però voi dovete recitare anche un po' di mea culpa, eravate anche avanti, siete stati avanti anche di 14. Hai detto bene, perdere l'ultimo tiro, se fosse sempre stata una partita punto a punto avrebbe fatto forse meno male. Siamo stati nell'ultimo quarto, siamo calati molto in attacco, abbiamo perso 15 palloni che sono oltre la nostra media e abbiamo attaccato male. Cos'è che ha funzionato bene quando avete fatto il break in avanti all'inizio del terzo quarto? Abbiamo difeso molto bene, abbiamo difeso i momenti migliori difensivi, sono stati proprio nel terzo quarto, abbiamo difeso molto bene e siamo riusciti anche a giocare un po' di più in campo aperto, cosa che nell'ultimo quarto non abbiamo più fatto. Dice nell'ultimo quarto cosa non è funzionato? Forse l'intensità difensiva di Crema l'avete un po' sofferta? Sì, però abbiamo smesso di attaccare. C'è una via di mezzo chiaramente, sia l'intensità difensiva, ma anche Crema però ha difeso comunque anche prima con intensità, non è che... E poi analizzando i dati globali ho visto abbiamo fatto da 21% da 3, molto poco, di solito le nostre medie sono un po' più alte, però anche lì alcuni tiri sono stati fatti in ansia con la difesa di Crema molto bene. E sì, l'ultimo quarto già in precampionato c'era successo di avere dei cali, però adesso io forse qualche risposta dentro di me ce l'ho, però non mi sembra giusto dirla. Sicuramente prima sconfitta dopo due vittorie, comunque un buon inizio di stagione. Ma tutto sommato sì, visto che su tre partite abbiamo giocato due fuori e poi comunque anche oggi in campo ci siamo stati. Adesso chiaramente Crema è stata molto brava a non mollare mai, forse anche se avessimo fatto un paio di attacchi in certi momenti meglio, se andavamo più 16, più 17 forse magari Crema mollava, però Crema aveva tanta voglia di vincere. Perché sicuramente. E un'ultima domanda sugli obiettivi di Mirandola di quest'anno? Noi vorremmo sicuramente soffrire meno dell'anno scorso, cercare di una partita alla volta, dare il massimo, se riuscissimo ad arrivare nelle 8, nelle 9 anzi, sarebbe una bella vittoria e dopo lì ti diverti, diciamo.